gelo e neve. È quella che ha iniziato ad avvolgere il nord Italia e che nelle prossime ore promette di raggiungere anche il resto della penisola. Per questo, dalla Protezione Civile arriva l'allerta maltempo per freddo, neve, pioggia e vento, con temperature in picchiata anche di diversi gradi sotto lo zero. Nelle prossime ore l'arrivo del Burian, il cosiddetto vento gelido di origine siberiana, sconvolgerà un po' il tempo qui sulla nostra penisola, dove già è presente tuttora una perturbazione. Quindi l'arrivo del freddo andrà ancora più a instabilizzare il tempo. In Piemonte e Torino è già imbiancata, mentre a Cuneo le scuole sono chiuse e la viabilità è complicata dai 20 cm di neve caduti. Per questo, come in altre regioni, è arrivato il fermo temporaneo dei mezzi pesanti in autostrada. Non è semplice spostarsi nemmeno lungo gli Appennini, grandi disagi soprattutto in Toscana, Emilia-Romagna e Umbria. Qui, osservate speciali, sono le casette delle aree terremotate. A rischio anche allevamenti e coltivazioni, ma non va meglio in città. E se qualche fiocco potrebbe spingersi fino a Roma, a Trieste il vento a preoccupare. La bora soffia da giorni con raffiche di oltre 100 km orari, trascinando via tutto, tranne l'inverno. Siamo in inverno, ma non siamo nella norma. Ovviamente il Burian non ha una cadenza annuale qui sulle nostre zone. L'ultima volta è capitato 6 anni fa e la volta precedente ancora erano altri 6 anni indietro. Quindi diciamo che è una situazione anomala, ma che comunque fa parte sempre dell'inverno.